Venerdì 5 aprile 2024, sì esatto, settimana scorsa. Mi rendo conto del fatto che ci sia poca epicità in tutto questo, ma si tratta di una triste storia che gli dei del calcio stanno ancora scrivendo davanti ai nostri occhi e di cui soltanto loro ad oggi conoscono il vero finale. Antonio Candreva e Giulio Maggiore segnano due gol nel secondo tempo di Salernitana-Sassuolo, costringendo così gli ospiti ad un pareggio. Pareggio che, per la formazione nero-verde, potrebbe rivelarsi fatale. Il Sassuolo ha infatti ottenuto due sole vittorie nel 2024 contro Frosinone e Fiorentina, raccogliendo così un misero totale di 9 punti in 13 partite. Ma anche se contiamo l'intera stagione, le vittorie sono comunque pochissime. Soltanto 6 da agosto a oggi, di cui 3 nelle prime 6 di campionato contro Hellas, Juve e Inter. Dopo 11 stagioni consecutive in Serie A, con tanto di sesto posto raggiunto nel 2015-2016, che ha permesso ai neroverdi di giocare l'Europa League, il Sassuolo è sempre più vicino alla retrocessione in Serie B. Poi al momento della registrazione mancano 7 partite e il Sassuolo è a meno 4 dal 13° posto, quindi tutto può succedere. Ma noi oggi prenderemo in considerazione lo scenario peggiore, ossia quello che vede la squadra attualmente allenata da Ballardini ritornare nella serie cadetta a partire dalla stagione 2024-2025. Riusciremo entro 5 anni a riportare in Serie A il Sassuolo e, perché no, magari fargli anche vincere il suo primo trofeo? Scopriamolo insieme! Come accennato nell'introduzione, questa rebuild non partirà nella stagione in corso che sta per concludersi, bensì dalla prossima, la 2024-2025. Pertanto andrei a simulare l'intera annata 2023-2024, non prima di aver fatto una cosa però, ossia cedere Domenico Berardi. Questo per due motivi, uno logico e uno strategico. Anzitutto, Berardi si è infortunato al tendine d'Achille lo scorso 3 marzo e con ogni probabilità non indosserà più la maglia dei neroverdi. Già si parlava di una sua probabile cessione, in caso di retrocessione del Sassuolo sarebbe il primo ad essere venduto. E in secondo luogo, questa squadra senza Berardi si indebolisce parecchio e io ho assoluto bisogno di far retrocedere del Sassuolo, quindi è meglio se ci liberiamo subito del nostro numero 10. E salutiamo quindi Berardi, che se ne va al Barcellona per 65,2 milioni, giustamente se ne va in Spagna a godersi un po' il bel tempo, come se in Italia poi facesse schifo al meglio, no? Mi pare corretto. Dopodiché dobbiamo controllare eventuali prestiti e contratti in scadenza per capire quali giocatori il Sassuolo potrebbe voler trattenere e quali no. Ad esempio Kumbulla dubito che rimarrebbe a giocare in Serie B, stesso discorso per Viti che tornerebbe al Nizza. Farei poi tornare alla casa base anche Castillejo e Pedersen, mentre per quello che riguarda i contratti in scadenza, Ferrari, il capitano, va rinnovato. Consiglia, 36 anni, forse potrebbe decidere di andare a fare il vice o il terzo in una qualche big, con De Frel che invece nella mia testa vedrei accompagnato alla porta per far spazio agli attaccanti più giovani. E alla fine l'unico su cui ho veramente il dubbio qua dentro è Alessio Cragno, perché di fatto, dovesse il Sassuolo retrocedere e perdere due dei suoi 3 portieri, il Sassuolo potrebbe pensare di riscattarlo per dargli la possibilità di giocare da titolare in Serie B, non sarebbe stupido. Ok, ufficiale quindi Cragno dal Monza per 3 milioni e 2, dopodiché oserei dire che siamo a posto, sapete? Mattia, perché fai tutte queste cose che potrebbero bruciarti il futuro? Chi ti obbliga a fare una rebuild realistica? Semplicemente voglio partire da una situazione verosimile per un Sassuolo che tornerà a giocare nella serie cadetta dopo 11 anni. Per farvi capire, anche se non conta nulla, ho cambiato pure l'allenatore. Dubito fortemente che Ballardini continui ad allenare il Sassuolo e quindi ho preso un nuovo allenatore giovane con tanta voglia di crescere. Jürgen Klopp ha detto che lascerà il Liverpool a fine stagione, no? Quindi ci sta che possa voler provare una nuova esperienza, giusto? Mi raccomando, smascia like per il realismo e iscriviti al canale, maledetto. E cominciamo quindi a simulare questa stagione che mi auguro possa essere un fallimento, vero? Ma non abbastanza da farmi esonerare però, please. Certo, realistico il Bologna 18° con soli 17 punti dopo 23 giornate. Ah, davvero devo impegnarmi per retrocedere? Ti prego, dimmi di no. E invece sì, ne sto vincendo troppe. Fermi tutti. Purtroppo mi conviene entrare in partita e farmi tipo 4-5 autogol per poi skippare fino a fine game. Almeno sono sicuro di perderle tutte da qui alla fine del campionato. Allora, non so cosa sia successo, ma ho iniziato l'ultima partita del campionato. Siamo 18°. Devo semplicemente perdere contro la Lazio, ma è successa una cosa ridicola. Ci sono due tizi in mezzo al campo, ma cosa fanno lì? Ma perché? Signori, ma posso passarci attraverso? Sì, sono dei fantasmi. È l'equivalente di Field of Dreams, ma ambientato su FC24. Non dirmi che stanno ancora là, ti prego. Ma sì, ma sono ancora lì, ma per tutta la partita staranno là adesso. Ma perché? Ma... Signor Torschwed, scusi, più basso il lancio a consigli. Finisce 5-1, riesce pure a segnare Pinamonti. E signori, ufficialmente il Sassuolo è retrocesso in Serie B. Ma in che senso ho ottenuto 41 milioni della Serie A per essere arrivato terz'ultimo e retrocesso in B? Non ha senso questa cosa. Ah, comunque sì, ero stato esonerato più o meno a 3 partite dal termine. Mi sono fatto riprendere dal Sassuolo, che giusto per dimostrarvelo è arrivato terz'ultimo davanti a Genoa e Frosinone e dietro all'Empoli di un singolo punto. E passiamo quindi ufficialmente alla stagione numero 2, ossia alla prima di questa nostra rebuild. E la primissima cosa da fare sarà
dare un'occhiata a questa squadra e capire in che modo adattarli al modulo che intendo utilizzare, ossia il 5-3-2. Allora, come detto, in porta giocherà Kragno titolare, con Consigli che va al Başak Şehir, Satalino che potrebbe rimanere come secondo, come terzo, e Turati che verosimilmente verrebbe ceduto. È un buon portiere, è molto giovane, sta facendo bene a Frosinone, quindi suppongo che il Sassuolo non lo tratterrebbe. Probabilmente anche Doig potrebbe essere ceduto, ma intanto voglio provare a trattenerlo per un anno. E Kyriakopoulos come riserva potrei tenerlo, così come potrei darlo via, ancora non ho deciso. Mentre dall'altro lato la coppia Toljan-Missori ci può stare, uno molto giovane che può crescere, l'altro un po' più esperto. Per quello che riguarda i difensori centrali invece andrei a tenere tutti quanti, eccezion fatta per Martin Erlich, forse 77-26 anni è un po' troppo per la Serie B e verrebbe quindi ceduto dal Sassuolo a, squadra ancora da scoprire. Ryan Flamingo invece, 21 anni, appena rientrato dal prestito all'Utrecht, forse se spostato a difensore centrale fa pure upgrade, mi sa di sì. Guardando le statistiche direi che è un difensore centrale lui. E quindi potremmo avere un trio difensivo composto da Ferrari, Flamingo e Tressoldi. Miranda e Romagna come riserve, mi manca giusto un sesto uomo, ma adesso cerco qualche vecchiardo scartato dalla Serie B. Per quello che riguarda il centrocampo poi, anzitutto ho un po' troppi giocatori, perché me ne servono 6 e ne ho tipo 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10! E devo decidere quali sono i 6 che dovrò trattenere. Beh, anzitutto Maxim Lopez e Frattesi non dovrebbero neanche stare qua, perché chiariamoci, al termine della stagione il primo verrà riscattato dalla Fiorentina e il secondo dall'Inter, sicuramente. Motivo per cui ne dovrei dar via altri 2. Beh, il primo senza dubbio dovrebbe essere Matheus Henrique. Il secondo non lo so, sapete, sono abbastanza indeciso. Oserei dire uno tra Torstved e Boloka. Di fatto sono lo stesso giocatore, stessa età, stesso overall. Uno è più difensivo, uno è più offensivo. Rašić è sicuro del posto. Stesso discorso per Justin Kumi, che è 19 anni, 67, forse un bello spazio se lo ritaglierà. Lipani come riserva mi piace, perché anche lui è molto giovane, 65-19, e forse, ecco, Andrei Marginean potrebbe essere ceduto. Andrea Guion la Serie B la conosce avendola fatta con il Catanzaro, quindi lo terrei. E mi sa tanto che alla fine tra i due, tra cui sono indeciso, potrei cedere il norvegese. Torsved, grazie mille, ma è il momento di separarci. Dopodiché, sempre per questioni di modulo, mi conviene dar via tutti quanti gli esterni, tra cui l'Ariente, che sicuramente verrebbe venduto. Bairami forse rimarrebbe in B, ma questo non lo so. Via anche Volpato, via Manzari, che non so ancora perché sia qui, e via anche Seide. Purtroppo li devo cedere tutti, mentre per quello che riguarda l'attacco, io Pinamonti lo darei in Serie A. In questo modo Sassuolo si ritroverebbe con Mulattieri, Moro, Antiste e Alvarez. Non male, come quartetto di attaccanti, per niente. E sapete che quasi quasi vado a vendere anche Doig, perché Doig è troppo giovane e troppo buono per rimanere in Serie B col Sassuolo. Quindi aggiungiamo pure lui alla lista trasferimenti, che attualmente è bella ciottina. Quanti giocatori ho sul mercato? Addirittura 16. Riuscirò a venderli tutti? La risposta è no. Nel caso quelli che avanzano vado a svincolarli. Diciamo che la mia priorità è vendere Maxim Lopez, Pinamonti, Frattesi e Lorientè. Più Erlich, Matheus Henrique e Doig. Gli altri li posso anche svincolare, non è un problema. Ora però ho bisogno di fare acquisti, che in realtà sono soltanto 3. Un vice Kragno, un sesto difensore centrale che possa stare in panchina dietro a Tressoldi, Ferrari e Flamingo. E infine un terzino sinistra di riserva che faccia da vice Kyriakopoulos. Ora, per il terzino io un nome ce l'ho. È un giocatore che sta facendo molto bene, che più di una volta è finito nella squadra della settimana della Serie B in questa stagione. Voi direte: Tial, sei un po' di parte. Sì, lo so. Ma Simone Davi, che in questo universo è finito al Cluj, sarebbe un'ottima opzione sulla fascia sinistra come rincalzo. Per quello che riguarda il secondo portiere invece voglio qualcuno di abbastanza sgrausetto, ma neanche troppo. Non mi tentare, Samuel, non mi tentare. Beh, bellino Sekulin, dai, prendiamo Sekulin dal Modena, che tanto come vice il suo lo farà alla grande. Mentre per quello che riguarda il difensore centrale come prima riserva, quindi davanti a Romagna e a Miranda, prenderei il georgiano Luca Locoshvili dalla Cremonese. Sarà divertente vedere cosa succede al budget, perché attualmente abbiamo 40 milioni e dopo averne spesi 2 per Simone Davi, 0,28 per Sekulin, 2,4 per Luca Locoshvili, più qualcosina per dei rinnovi che dovrò inevitabilmente fare, e infine un altro milioncino circa per tutti quanti i preparatori, sarà divertente vedere di quanto sarà il mio budget da 34 a ben 283 milioni di euro. Devo dire che ho un budget più alto di quello del PSG, del Real Madrid e del Barcellona, probabilmente. E comunque questa sarà la formazione di partenza: Kragno, Kyriakopoulos, Ferrari, Ruan, Tressoldi, Flamingo, Toljan, Kumi, Rašić, Boloka e infine lì davanti Alvarez e Mulattieri. Secondo me per la Serie B siamo più che a posto, cioè dovremmo stravincerla. Oddio, stravincerla non lo so, perché questo gioco è sempre in grado di sorprenderci, però quantomeno arrivare tra le prime due senza troppi problemi. Seguiamo quindi assieme l'esordio stagionale in Serie B contro il Pisa, che solitamente su questo gioco è sempre una squadra molto pericolosa.
e finisce 2-1 con le reti di Boloca e Alvarez. Abbastanza tirata, ma ci sta. Cioè, il campionato di Serie B me lo aspetto tutto così. Ma intanto direi che ci rivediamo a fine stagione, perché per ora ho fatto tutto ciò che doveva essere fatto. E dunque, splendori, 4 maggio 2025 si è appena conclusa la primissima stagione di questa rebuild con un bel pareggio 1-1 contro il Bari. Il punto è che dopo questa partita non vedo nulla, quindi cosa vorrà dire questo? Saremo arrivati tra le prime due guadagnando la promozione diretta o saremo addirittura fuori dai playoff? Ma sinceramente mi aspetto una promozione diretta. Anche perché abbiamo fatto davvero una grande stagione, cioè di partite ne abbiamo perse poche e anche in Coppa Italia abbiamo fatto un bel percorso. E ok, anche se per poco, anche se in maniera incredibilmente più sofferta del previsto, siamo comunque riusciti a risalire in Serie A dopo un singolo anno di Serie B e l'abbiamo fatto con 2 punti di vantaggio sulla Samp e 3 sul Venezia, cioè sarebbe bastato mezzo passo falso in più e saremmo dovuti passare dai playoff. E sappiamo tutti quanti benissimo quanto infami siano questi playoff. Comunque buon secondo posto, mentre in Coppa Italia, come vi dicevo, abbiamo fatto un gran percorso perché siamo usciti soltanto in semifinale per mano dell'Inter. Abbiamo eliminato il Palermo al secondo turno, il Parma al terzo, la Juventus agli ottavi e ai quarti di finale l'Atalanta, cioè devo dire che non è andata così male. Poi peccato che ci siamo beccati i nerazzurri. Comunque buona stagione per noi neroverdi. E a livello individuale non ho idea di come possa essere andata, perché sicuramente c'è stata un po' di crescita. Bravo Davi che ha fatto più 4 inaspettatamente, Locoshvili più 3, 3 soldi più 2, Flamingo addirittura più 6, ottimo difensore centrale Ryan Flamingo. Kumi sale a 72 ed avendo 20 anni potrebbe essere davvero un giocatore importante da qui fino alla fine della rebuild, questo lo scopriremo tra poco. Boloca diventa un 78, Mulattieri 75, Antis 73, Alvarez 77. Beh, dai, l'attacco è cresciuto in maniera abbastanza uniforme. E a livello di statistiche individuali, ottima stagione per Agustin Alvarez che fa 23 gol e 3 assist, 16-4 per Mulattieri, 8-4 per Boloca, 8-12 per Racic in cabina di regia con 12 assist, quindi bravo il serbo. Antis con 4 gol in 9 presenze, devo dire che ha fatto il suo. Bravo Kumi con 4-6. Beh, dai, non mi posso lamentare della stagione. Per la prossima stagione la base è ottima, direi di fare giusto un paio di cambi per ringiovanire alcuni ruoli, tipo i terzini e Ferrari che può fare il panchinaro, non lo so. Passiamo quindi alla stagione numero 2, ossia quella del nostro ritorno in Serie A, e la domanda che tutti quanti ci stiamo ponendo in questo momento è: ma quei 283 milioni me li avranno lasciati oppure se li saranno ciucciati? Allora, non se li sono ciucciati tutti, ma la metà sì. Comunque ho 134 milioni con cui lavorare, non mi lamento affatto. E ora, come accennato, cerchiamo di dare un'occhiata a questa squadra, perché realisticamente l'obiettivo per questo primo anno di AL, secondo anno di rebuild, sarebbe tipo il 10° posto. Non mi aspetto l'Europa al primo anno dopo la promozione, insomma, sarebbe un po' esagerato. Quindi, magari, alcuni giocatori possono avere ancora una chance. Uno su tutti, Justin Kumi, cioè un anno in Serie A glielo faccio fare. Poi, se va bene, perfetto, ce lo teniamo. Altrimenti posso pensare di conservarlo come riserva. Trattenerlo, non conservarlo. Cos'è? Una marmellata, poverino. Pertanto, seguendo questo ragionamento, Cragno un altro anno da titolare in A me lo può fare. Un 76. O trovo l'offertona di un 80 di overall circa, oppure mi tengo Cragno. Per quello che riguarda la difesa, invece, forse in Romagna dovremmo provare a cederlo, visto che ha il contratto in scadenza. Tenendo 3 soldi e Flamingo come titolari, più un nuovo acquisto, mentre Locoshvili e Ferrari faranno le riserve, con il giovane Kevin Miranda che può fare da sesto e ultimo DC. Il centrocampo per ora rimane invariato, magari prendiamo giusto una riserva che possa prendere il posto dell'appena ritirato Biang. Mentre in attacco, quasi quasi, per quanto abbia fatto un'ottima stagione l'anno scorso, sarei propenso a vendere Mulattieri. Antista è cresciuto molto bene al primo anno pur giocando poco, quindi magari facendolo scendere in campo un po' di più potrebbe performare bene. Quindi cediamo Mulattieri per prendere una riserva e facciamo giocare la coppia Antista-Alvarez. Idea del cazzo? Forse sì. Mi servono quindi 2 terzini e un difensore centrale titolari più un attaccante di riserva. Ok, gestibile. E anche un centrocampista di riserva, Pirletta, prima che mi dimentichi. Dunque, splendori, scouting terminato e come potete vedere mi sono concentrato su giocatori non troppo forti per quello che riguarda il centrocampista e l'attaccante di riserva. D'altronde, per l'appunto, devono fare le riserve. E in attacco sono in dubbio tra Niang o Kwonkwo, perché mi piacerebbe dare la possibilità a Moro di fare il panchinaro principale e non so se Mbaye Niang possa accettare un ruolo simile, perché magari vuole giocare un po' di più, quindi forse vado su Kwonkwo. Dipende tutto quanto dal ruolo che accetta l'ex Milan e Torino. Mentre per quello che riguarda il centrocampo, ignorando temporaneamente Busio che potrei decidere di prendere al posto di Racic se mi giro nei 5 minuti, alla fine la scelta ricadrà su uno tra Milanese che prende 10.000 di stipendio, Koulibaly che prende 19.000 e infine Askildsen che prende 9.500. Forse vado sul norvegese, però Koulibaly ha qualche anno in più, quindi mi sentirei meno in colpa a lasciarlo in panchina. Piuttosto tipo Milanese e Bianco li teniamo d'occhio e possiamo pensare di io in carcere l'anno prossimo dovesse andare male con Kumi. Mentre per quello che riguarda i difensori arriviamo con i nomi ciotti. Anzitutto come terzino sinistro, come Asa, andrei a prendere lo statunitense
inglese Christopher Lund Hansen, attualmente in forza al Palermo e che, diciamo, tra tutti quelli che ho osservato sembra essere il nome più interessante. Poi però arrivano i problemi, perché? Perché per la difesa volevo qualcuno di mancino e molto prestante a livello fisico. E ho trovato quattro nomi niente male, perché abbiamo Maxime Esteve del Montpellier, Isaac Touré del Lorient, Calafiori del Bologna e infine Pavlovic del Rayo Vallecano, anche se Irl è al Salisburgo. E tra tutti forse mi tenta di più Calafiori perché stiamo facendo una rebuild in un campionato italiano, quindi ci sta andare a prendere un giocatore azzurro. Potrebbe essere un'idea provare a strapparlo al Bologna. Pavlovic, Touré ed Esteve li teniamo d'occhio per un'eventuale rebuild futura, mentre per quello che riguarda i terzini destri mi sa tanto che alla fine andrò a prendere questo Agustin Jai dal San Lorenzo. Jai, non so come si pronunci, comunque lui difende bene, molto rapido, certo magari non rapido quanto un Ebosele o un Chachua, è il più lento di tutti quelli che sto osservando, senza dubbio, però mi piace l'idea dell'acquisto dal campionato argentino, non so perché. L'hanno fatto con Agustin Alvarez, l'hanno fatto anche con, adesso ho il vuoto ma vi giuro che ce n'era un altro, quindi sì, direi che Jai, Calafiori, Koulibaly e poi o Niang o Okwonkwo. Vediamo quale ruolo vuole Niang. Deve accettarmi sporadico, non di più, e vuole turnover. Però peccato che non si possa contrattare sta cosa. Come non detto, non voglio piagnistei, non voglio dover avere problemi di spogliatoio che magari poi mi cacciano. Va bene, Mbaye, grazie, andiamo con Orji Okwonkwo. E ok, dentro Okwonkwo per 1.350.000. Mamadou Koulibaly per 2 milioni e 1 euro. Ho dovuto offrire il caffè al DS della Salernitana, apparentemente. E infine Calafiori per 15 milioni. E Agustin Jai per la stessa identica cifra. Mentre per Hansen mi hanno rifiutato 8 milioni e 1, quindi ci riproverò la settimana prossima. Alla grande, tier. In tutto questo sono andato a cedere Tolian per 6 milioni e mezzo, Mulattieri per 10, Romagna per 1 e mezzo, Kyriakopoulos per quasi 4 e infine Lipani in prestito al Southampton. E siccome sono passati abbastanza giorni, posso riprovarci per Hansen. Mi avete pisciato 8 e 1, 8 e 4 vanno bene. E li accettano alla prima botta. Questa cosa continua a non avere senso, mi dà un fastidio che voi non avete idea. Pertanto questa è la squadra che scenderà in campo per il nostro primo anno di Serie A nella rebuild. Devo dire che non è malaccia, una squadra con del buon potenziale. Non mi piace la panchina e potenzialmente avrei i soldi per sistemarla, però mi sembra stupido intervenire adesso. Voglio dare almeno un anno a questi giocatori, come detto, tipo anche Rašić. L'anno scorso ha fatto benissimo, diamogliene un altro anno, anche se ne ha circa 30 adesso. Nel caso, con il budget che ho, ci metto 2 secondi a rimpiazzarlo, Anche Kumi. Avessi un centrocampista diverso, probabilmente qua farei ancora meglio quest'anno, ma io voglio puntare sul giovane ventenne. Direi che ci siamo, la squadra c'è, la squadra mi piace. Chi è che tira le varie cose? Mamma mia, Ruan tre soldi capitano. E finalmente ci siamo, 24 agosto 2025, simuliamo insieme il primo game di questo nuovo Sassuolo in Serie A, rullo di tamburi, pareggiamo contro l'Empoli. Antista al secondo, Mounier al 15° e poi il nulla cosmico. Tiriamo quindi fino al 1° gennaio per vedere se troviamo l'ultimo preparatore, nella speranza che la squadra cominci ad andare bene, perché un punto nelle prime due e insomma. Eccolo qua, Giorgio Riva, molto bene. Allora, signor Hoti, grazie mille, è stato un piacere. Giorgione, vieni da papà, benvenuto. Ok, ora siamo proprio maxati anche dal punto di vista dei preparatori, molto bene. Il punto è che la squadra non sta andando molto bene. Beh, oddio, siamo 12°, avrei detto molto peggio. Mi sarei aspettato un 17° posto al pelo, invece no. Ce la stiamo cavando, dai, più o meno è quello che avevo previsto per la squadra, intorno al 10° posto. Può starci, lo accetto. Eventuali crescite importanti le voglio vedere a fine stagione, quindi skippiamo diretto fino al 31 di maggio. Siamo una squadra abbastanza altalenante, sapete, perché alterniamo delle vittorie improbabili e delle sconfitte evitabili, quindi vai a capirlo. Cioè guarda, abbiamo perso con Lecce, abbiamo vinto con la Fiorentina, a caso. Ma non è tutto, perché poi abbiamo vinto contro la Juve ma perso contro la Salernitana. Non lo so, è una squadra strana, però secondo me la salvezza l'abbiamo raggiunta. Ah minchia, siamo arrivati noni, anche meglio della mia previsione del 10° posto. Ok, vabbè, di 2 punti, però Cragno è cresciuto di un altro di over, Lansen ha fatto +4, così come Calafiori ha fatto +4, tre soldi si è fermato a +1 purtroppo, Flamingo un altro +4, anche Agustin Jai ha fatto +4, Kumi purtroppo ha fatto solo +2 e questo è un peccato. Si è tipo bloccato il povero Justin, forse non so se tenerlo un altro anno lì, perché un piccolo step in avanti dovremmo farlo con questo Sassuolo, quindi forse è il momento di metterlo in panchina, non lo so. Lipani abbiamo fatto una cazzata dal Southampton, molto bene, quindi rimarrà di fatto come sesto e ultimo centrocampista. Luca Moro ha fatto +2, Antis +2, Alvarez +1. Sì, è un anno strano, Buono Antis con 17 gol, non male Alvarez con 13 e 6, Rašić 7 e 8, Boloka 6 e 7. Per il resto siamo lì. Sono un po' confuso da alcuni giocatori, non so come comportarmi, perché Antis probabilmente il posto se l'è guadagnato, ma Alvarez come coprimario forse no, forse gli diamo un altro anno? Non lo so, ho una serie di dubbi e devo cercare di risolverli, a partire dal fatto che Locosville abbia chiesto la cessione. Va bene, Busio è ancora lì ed è un 79, ma sapete che quasi quasi vogliono 36 milioni. Beh, anzitutto attaccatevi al cazzo, sono un po' troppi. In secondo luogo, 28 come suona? Molto bene, anche troppo forse.
forse. Ok, quindi ufficiale il trasferimento dello statunitense. E ora, sinceramente, cosa potrei migliorare? Perché il centrocampo Bolokà, Racic, Busio non mi dispiace. La difesa neanche. L'attacco voglio provare un altro anno. In realtà mi sento abbastanza tranquillo con i titolari. Forse Cragno può essere migliorato, per l'appunto. Forse Cragno. Però avrei bisogno di fare un grande upgrade. Cioè, dovrei prendere un 83-84 in porta. Possiamo cercarlo, nulla ce lo vieta. E poi andrebbe migliorata sensibilmente la panchina, perché se Locosvili va via siamo fregati. Raga, attualmente io sto cercando un portiere che possa fare il titolare al posto di Cragno, che diventerebbe la riserva. Ma sappiate che per quello che riguarda gli altri ruoli, cioè i difensori centrali e il terzino, ho beccato dei nomi devastanti. Allora, alla fine controordine per quello che riguarda il portiere, perché non ho trovato nessuno che fosse un buon connubio tra giocatore abbastanza giovane e con un overall abbastanza alto. O meglio, ci sarebbero, ma sono tutti in Premier. E io attualmente non ho il potere di acquisto così alto da permettermi di prendere un giocatore della Premier. Cioè, o meglio, i soldi ce li ho. In realtà neanche troppi, perché ho 46 milioni. Non sono messo così bene, soprattutto perché le cessioni, cioè, mi porteranno altri 5-6 milioni. E allora ho fatto bene. Piuttosto lo puntiamo l'anno prossimo, il portiere nuovo. Anche perché le uniche opzioni realistiche sarebbero Van de Voort dal Saint-Gilloise e infine Ramirez dall'Independiente del Valle. Nome ignorantissimo, che però purtroppo non ha senso. Pertanto punterei a Casper Tobias come riserva di Cragno per questo anno numero 3. Mentre per quello che riguarda le altre riserve che devo prendere, abbiamo Buchanan svincolato dall'Inter, Facundo Gonzalez svincolato da Juventus e infine come primo difensore Marco Curto del Südtirol. È un 76, mi sembra stupido lasciarlo in Serie B. Ok, beh, direi nettamente meglio rispetto all'anno prima. Speriamo che nessuno si incazzi e diamo inizio a questa stagione. Devo prima accedere tutti gli altri però e controllare se tutti quanti i preparatori sono a posto sto giro. Fermi tutti, ho visto la Danimarca vincere il mondiale. Ma cosa... What? La Danimarca ha vinto il mondiale. Ok. E dai, andiamo. Prima partita dell'anno contro il Bologna. Rullo di tamburi. Oh, perdiamo 1-0. Bella merda. Voliamo fino al 1° di giugno e speriamo bene, perché qua inizio ad avere brutte sensazioni. A maggior ragione se partiamo con 3 punti nelle prime 3 partite. Io spero ci si ripigli. Sapete che in caso di brutta annata e con 4 sconfitte nelle prime 5 pare esserlo, l'anno prossimo ci sarà una mini rivoluzione. Via tutti quelli che sembrano dei pesi morti. Merda, ma che disastro. Sono tutti quanti super scontenti. Ma che cazzo. Mamma mia, Alvarez, che brutta annata che mi stai facendo. 2 gol in 20 presenze, molto male. Siamo 17esimi. What the fuck. Mamma mia, che annataccia. Mamma mia, che annataccia. Secondo me, se siamo arrivati tipo 14esimi, è un ottimo risultato. E? Quando è che ci siamo ripigliati così bene, scusate? Coppa Italia come siamo messi? Siamo usciti molto presto. Sì, agli ottavi con l'Inter, ok, ci è andata male che abbiamo pescato i nerazzurri, ma per il resto ci siamo. Che sfiga, un paio di punti in più e forse saremmo anche andati in Europa già quest'anno. Che sfiga. A livello di squadra come sono? Sono ripigliato? No, sono tutti scazzati lo stesso, molto bene. Qualcuno ha chiesto la cessione? Pare di no, ok. Però sappiate che qualcuno verrà ceduto lo stesso. Perché? Agustin Alvarez, 80 di overall, ma mi fa soltanto 10 gol in campionato, ma anche no, guarda. Bene Antis con 21, bene Busio con 11,3, bene Jai con 6,2, buono anche Bolokà tutto sommato con 3,8, Racic continua a fare il suo, e devo un attimino rivedere le... Bravo Davi con un gol, scusate, stavo dicendo, devo rivedere le gerarchie qua dentro, perché qual quadra non cosa, quest'anno è andato male tutto quello che poteva andare male. Diciamo che ho abbastanza in mente ciò che intendo fare, devo semplicemente applicarlo. Credo di avere un piano, ma devo capire se effettivamente possa essere attuabile. E questo perché? Perché realisticamente in porta andrò a prendere uno tra Onana, Livakovic e Samba, dato che sono tutti quanti in scadenza e costano poco. Quindi 10 Samba, 17 Livakovic, 18 Onana. Preferirei il camerunense, però bisogna vedere se ci stiamo con i soldi. E questo perché in difesa vorrei tanto Singo, ma non so se convenga prenderlo Singo. L'opzione low cost sarebbe Federico Gattoni, una versione più grossa del difensore della Juventus. Mentre per quello che riguarda il centrocampo, alla fine mi butterò su Brais Mendes, che la Real Sociedad vende per circa 20 milioni. E in attacco, bella domanda, dipende da quanti soldi ho, perché Kristovic costa 41, Samu 44, Afenagian 42,5, cioè siamo lì, Devo vedere quanto riesco a guadagnare principalmente da Alvarez. Dipende tutto da lui. Brentford, 39 non sono abbastanza, devi darmi almeno 48 perché io ci stia. Hanno accettato 49,50, potevo osare, cazzo. Via anche Okwonkwo per 2 milioni. E Mamadou Koulibaly per 4.
il che porterà il nostro budget a, teoricamente 110 più o meno, 116, ok, che se ci aggiungiamo i 15 che dovrebbero essere destinati al nostro budget dopo la cessione di uno tra Curto e Tre Soldi, dai, non siamo messi malissimo, proviamo a fare qualche acquisto. Sambai è andato all'Inter, quindi Riperotti è tra Livakovic, che però ha rinnovato, e Onana, che non ha rinnovato, e quindi andiamo col Camerunense. Ok, hanno accettato 18-2. Ok, bene, abbiamo un nuovo portiere titolare nella speranza che possa fare bene di nuovo in Italia. Che facciamo, mo? Andiamo da Brais Mendes? Ma sì, dai, proviamoci. Ok, Spagnolo in saccoccia per 24 milioni. E ora, prima di muovermi per difensore ed attaccante, perché anche Kristovic, per quanto carino, mi costerebbe troppo, fatemi cercare qualche difensore centrale un po' più vecchietto rispetto a quelli che stavo osservando, perché magari davvero la trovo la perla nascosta. Joe Gomez in scadenza? Not bad. Ex Liverpool, anche un contratto decente, ma sai che quasi quasi. Ok, molto bene, benvenuto Joe. E ora la domanda del secolo: ma Ruan Tre Soldi accetterà un abbassamento di ruolo? No, perché spero vivamente di sì. Quanti soldi prendi, frato? 21. Accetterebbe turnover? Beh, sai una cosa? Quanti anni di contratto ti rimangono, fra? Non lo vedo. Sappiate che se mi accetta turnover, purtroppo, a malincuore sono disposto a cedere Curto. Avrebbe più senso tenere Tre Soldi. Lui gioca realmente nel Sassuolo, mi sembra giusto dar priorità a lui. Ok, Tre Soldi rinnovato, si cede Curto. Salutiamo quindi Marco che va all'Atalanta per 18 milioni e mezzo, il che porta ufficialmente il mio budget trasferimenti a 54 milioni. Ok, potrei davvero prendere uno di questi, ma potrei anche puntare a qualcun altro realisticamente. Ce l'ho, ho il nome, l'ho trovato, è definitivo ed è perfetto per una squadra come il Sassuolo. Gheorghes Mikautadze, bel colpo questo. Tra l'altro ho notato una roba, per qualche ragione Alcaraz è segnato come attaccante, proprio quello che gioca nella Juve adesso. Ma sai che è interessante anche lui? Lascia fare un attaccante completo questo. Ho cambiato idea, vai con Charlie. 48 più il 15 di rivendita. Mamma mia, sì! Charlie Alcaraz, ufficialmente nuovo attaccante del Sassuolo. Non so perché sia tornato al Racing e non so per quale motivo sia segnato come attaccante, ma lo accetto. Prendiamo pure Thiago Vecino a 0. E questo sarà quindi il Sassuolo della quarta e penultima stagione della Rebuild. Devo dire che belli upgrade. Onana, Gomez, Mendes e Alcaraz. Un acquisto per ruolo. Alcaraz, secondo me, fa i buchi. E questo giro ci ha toccato il Cagliari, dai che affronta. 3-2-1, schippa rapido, speriamo bene. 3-1, doppietta di Brais Mendes e gol di Antist. Molto bene. E adesso, anche se mi rimane poco budget, dovrei cercare di rinnovare un po' il contratto a tutti. La vedo tosta, do la priorità a quelli fondamentali. Vedo cosa riesco a fare, poi ci rivediamo a fine stagione. Giugno 2028 si è appena conclusa la quarta stagione, che è stata decisamente strana e anche parecchio altalenante. Siamo rimasti clamorosamente imbattuti nelle ultime 16 partite di campionato e di queste soltanto 3 sono state pareggi. Quindi mi verrebbe da dire che siamo riusciti a raggiungere la zona Champions addirittura, perché con 13 vittorie alla fine, sì. Rullo di tamburi, scopriamolo insieme tra 3, 2, 1. Siamo arrivati terzi per 3 punti dai rossoneri. Porca minchia, qua mi fa rosicare l'inizio campionato. Allora, perché, allora, anzitutto, ottimo risultato. Champions League per il Sassuolo, che farà quindi il suo esordio nella massima competizione europea. Skippiamo direttamente lo step Europa League, che sarebbe quello che avrei voluto raggiungere quest'anno. Però gran figata è campionato combattutissimo, perché ci sono 6 squadre in 7 punti, con la Salernitana meno 11 dal Milan primo. Lazio nona, Napoli decimo, Atalanta 11. Non ha senso questa classifica, sapete? Ah, in tutto questo probabilmente ve lo starete chiedendo: Mattia, la Coppa Italia? La Coppa Italia è sempre un disastro. Ma perché continuiamo a beccarci grandi squadre ai quarti di finale o agli ottavi? Cioè, mai una volta che mi becco un percorso stupidissimo con tipo il Cagliari o Lecce per poi giocare la semifinale contro una delle peggiori, tipo l'Atalanta. Certo, probabilmente questo mi avrebbe portato a giocare una finale contro una squadra molto più forte, ma se siamo arrivati terzi in campionato, tanto scarsi poi non siamo, giusto? Ma in tutto questo, a livello individuale, come siamo andati? Il buon Charlie ha fatto 20 gol e 6 assist, 19,5 per Antist, molto bene anche il francese. Brais Mendes 12,7, grande acquisto lo spagnolo della Sociedad, bellino. Busio 9,5 e poi semplicemente un po' di difensori che hanno segnato dei gol a Muzzo. Bravo anche Rašić con 3,6 in sole 23 presenze. E giusto per curiosità, qualcuno ha chiesto cessioni? Mi verrebbe da dire di no, invece sì. Buchanan ha chiesto il prestito, ma a questo punto potrei anche venderlo. Comunque ne parliamo all'inizio della stagione numero 3. Sì, 3, buonanotte, 5. E stesso discorso per Luca Moro, ok, ma Moro lo riprendiamo immediatamente. Direi non bene, benissimo. Il Sassuolo di Jürgen Klopp andrà a giocare la Champions League in questa quinta e ultima stagione di Rebuild, ma non credo di riuscire ad andare tanto lontano, purtroppo. E allora, una volta entrati ufficialmente nella stagione 5, la primissima cosa da controllare è il nostro budget. 87 milioni, che sono un po' meno di quanto avrei voluto, ma comunque mi basteranno e mi avanzeranno. Federico Salve, buongiorno. Allora, 4 anni di contratto per lui, niente clausola rescissoria, stipendio, ti prego non bruciarmi le casse, thanks.
Lox, fai il bravo, accetta, benissimo. E per 42 milioni e mezzo è nostro. Mentre per quello che riguarda gli attaccanti, bene o male, André Silva e Jovic sono lo stesso identico giocatore. Uno è un po' più fisicato, l'altro dribbla meglio, ma siamo lì. Facciamo che andiamo a prendere Jovic, vista la sua più recente esperienza in Serie A, anche se forse avrei dovuto prendere André Silva per l'esperienza in Europa. Ma c'è anche da dire che su FC24 questa cosa non conta in alcun modo. Benvenuto anche Luka Jovic. Al che quanti milioni mi rimangono? Perché circa 35, suppongo, vero? No, 38, ok, un po' di più. Dopodiché, vendendo Vesino, Lipani e Buchanan, potrei portare il tutto a più o meno 55 milioni. Probabilmente mi toccherà virare su qualcuno di più esperto, perché con quel budget lì di giovani così tanto buoni, difficilmente ne trovo. Via quindi Vesino per 4 milioni e 2, Lipani per 2 milioni e 1 e infine Buchanan per 20. Il che porta il nostro budget a un totale di più o meno 70, oddio, molti meno, 59. Non so fare i calcoli apparentemente. Riuscirà il nostro eroe a trovare qualcuno di veramente buono per rimpolpare il centrocampo e affiancare Busio e Brais Mendes? E la risposta è assolutamente sì, ma voi non siete affatto pronti al nome del giocatore che ho appena pescato. Bernardo Silva dall'Aston Villa. Un giocatore pazzesco che ci farà fare un salto di qualità enorme e che, essendo in scadenza di contratto, potremo portarci a casa per circa 40-42 milioni. Dai, fallo. Accetta. No, vogliono Joe Gomez, col cazzo. 46 milioni e 7, sai una cosa, una Emery? Io accetto. Benvenuto Bernardo Silva al Sassuolo. E ora, come ogni anno, seguiamo insieme l'esordio stagionale, in questo caso contro il Bologna, e vinciamo 2-0, gol di Racic e Brais Mendes. Secondo me alla fine riusciremo a fare un buon percorso anche in Champions. Poi, quanto buono, questo non lo posso prevedere. Intanto arriviamo intorno al 10 di settembre e scopriamo qual è il nostro girone. Porca puttana, Atletico Madrid, Marsiglia e Union Saint-Gilloise. Bestia! Ce la giochiamo col Marsiglia per il secondo posto nel girone. L'Atletico ci devasta le chiappe. Vola fino al 1 gennaio, seguiamo insieme il nostro girone di Champions e il nostro campionato, che è iniziato male, con 4 punti nelle prime 3 e perdiamo 3-0 con l'Atletico in Champions. Molto bene! Quantomeno battiamo il Marsiglia 2-0 senza nessun patema d'animo, il che è ottimo per noi, perché unendo a questo la vittoria contro l'Union dovremmo riuscire a qualificarci con comodità. Parola chiave, dovremmo, infatti pareggiamo contro la formazione belga. Si decide tutto quanto qui al Velodrome e vinciamo 3-1. Tra l'altro non era neanche al Velodrome, era alla Mapei Arena, al Mapei Stadium, pardon. Ultima contro l'Atletico, 2-2. Beh, devo dire che strappare un 2-2 al Wanda Metropolitano in quanto Sassuolo è una cosa di cui essere molto felici. Mentre non si può essere felici della classifica di Serie A, mamma mia, settimi a meno 6 dalla zona Champions, attualmente occupata da Roma, Fiorentina, Milan e Inter, mamma mia. E la Juventus, campione d'Italia in carica, è decima. Perfetto. Come previsto nel girone siamo arrivati secondi, davanti all'Unione, non davanti al Marsiglia, un po' sorpresa. Atletico ovviamente primo, e le altre prime dei gironi sono state il Milan, che quindi non possiamo affrontare, il City, che sicuramente ci saremo beccati, Arsenal, Manchester United, Sporting Lisbona, Salisburgo, PSG, vi prego datemi il Salzburg. Hanno concluso il girone al primo posto davanti a Real e Leverkusen, vi prego datemi il Salisburgo, datemi lo United, ok. L'andata la giochiamo il 13 febbraio, quindi simuliamo fino al giorno prima e speriamo di cominciare a macinare un attimino in campionato, disse prima di perdere contro la Cremonese. Tanto del campionato non me ne frega più niente, ho capito che non è raggiungibile, speriamo di far bene almeno in Coppa Italia, dove veniamo eliminati dal Bari al primo turno. Ma figa! E purtroppo i due obiettivi che mi ero posto a inizio video sono andati un attimino a puttane. O meglio, uno l'abbiamo già realizzato portando il Sassuolo in Europa, l'altro invece doveva essere fargli vincere un trofeo ai neroverdi. Rimane solo la Champions, e la vedo non grigia, proprio di più. United con Bajindir, Brandon Williams, Vandenberg, Todi Boger, Truida, McTominay, Milinkovic, Savic, Sancho Mount, Anthony, Hojlund. Tutto sommato, da McTominay in poi, una formazione assolutamente realistica per i Red Devils. Ma vediamo come se la cavano in quel di Reggio Emilia. 3-2-1, simula rapidamente. Vinciamo 1-0 con la rete di Ghiai, nonostante la stanchezza. Battiamo lo United. L'unica cosa da fare sarà difendere l'1-0 dell'andata. E voi direte, mica facile. Lo so. Ho una paura fottuta, infatti. Speriamo bene. Vinciamo 1-0 anche questa. Gianluca Busio. Hojlund sbaglia un altro rigore. Si va ai quarti. Col Siviglia che ribalta l'Arsenal. Attenzione, buono. Passano poi l'Atletico, il City. E boh, le altre ancora non le sappiamo. Salisburgo, fa il miracolo e fatti prendere ai quarti, ti prego. Gli altri quarti sono Siviglia, Barça, Inter, Real, Atletico, City. Ok, no, sarebbe stata tosta a prescindere. La più abbordabile sarebbe stata il Siviglia, invece ci becchiamo il PSG, che tutto sommato, cioè sì, ha un'ottima squadra in realtà. Saremo abbastanza buoni da far muro ed impedire a Mbappé di segnare? Dubito fortemente. Invece 2-2.
2-2, ci si gioca tutto al Parco dei Principi. Stessa formazione dell'andata per loro, anzi no, forse hanno cambiato un centrocampista, c'è Ugarte al posto di Çalhanoğlu e c'è anche Martin sulla fascia. Insomma, hanno cambiato un paio di giocatori. Saranno loro i punti deboli da esploitare? Ah, speriamo di sì, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, sì! Brais Mendes e Alcaraz ribaltano Mbappé, Sassuolo in semifinale di Champions League al proprio esordio. In Champions League, la più grande competizione europea, e adesso rimangono Barça, Real e City. Qualsiasi squadra io vi becchi sarà comunque tosta. E ovviamente mi son beccato il City. Ci sarà un bel classico. Un bel Real-Barça, Barça-Real in semifinale. E una delle due andrà a sfidare la vincente di Sassuolo-City. Ah yes, che bello questo universo parallelo. Ederson, Udoje, Gvardiol, Martino, Marshall, Rodri, Alex Garcia, Baldanzi, Palmer, Roland, Grealish. Paradossalmente peggio di quanto pensassi. Cioè, credo sia più forte il City attuale. Ma magari in questo universo questi giocatori sono più forti di quelli del City attuale. Ma Pay Stadium, ti prego, sii il fortino che ho bisogno che tu sia. Fammi vincere 2-1, Calafiori, Brais Mendes. Regà, cosa sto vedendo? Ma perché il Sassuolo sta raggiungendo la finale eliminando United, City e PSG? L'unica cosa che vi chiedo è niente cazzate, vi prego. Niente cazzate, pareggiamo 3-3. Alcaraz, Busio e ancora Alcaraz. Vanno a contrastare e pareggiare il gol di Palmer e la doppietta di Haaland. Siamo in finale di Champions League. Comunque in campionato siamo riusciti a fare una mini rimonta e concludere al quarto posto. Di nuovo Champions allora per il Sassuolo, che però quest'anno arriva molto più lontano dalla cima della classifica, perché l'Inter ha fatto un gran campionato, non è che sia colpa nostra. A livello individuale come siamo andati? Ho visto qualche crescita non indifferente. Onana continua a salire nonostante abbia 33 anni. In realtà sono tanti più uno. L'unico più due però è stato Ghiai, così come Brais Mendes e Busio. Cazzo, anche Brais Mendes più 2 a 32 anni, non c'è male, eh. Antis più 2, Alcaraz più 3, ecco, sono i due migliori. Gol, come abbiamo fatto? Oddio, il mio bomber è Gianluca Busio con 18 e 12, Mendes con 16 e 12, Alcaraz con 15 e 6 e poi Antis con 12 e 0, Bernardo Silva 8 e 5. Cosa strana sto guardando? E dunque, splendori, manca una sola partita al termine di questo video e a prescindere da come andrà mi sento di dire che questa rebuild sia stata un successone. Certo, magari ci abbiamo messo un po' più del previsto a ingranare in Serie A, però i miei obiettivi erano riportare il Sassuolo in Europa e ce l'abbiamo fatta e provare a fargli vincere il suo primo trofeo. Ora, questa cosa è possibile, ma è ridicolo il fatto che si tratti della Champions League. Zero scudetti, zero Coppa Italia, ma forse una Champions. Prima però dovremo superare il Real Madrid di Courtois, Mendy, Bremer, Militao, Alexander Arnold, Camavinga, Enzo Fernandez, Cordoba, Bellingham, Latasa e Vinicius. Task non semplice. Signore e signori, buonasera e benvenuti al Santiago Bernabéu. Il Real gioca in casa, casualità delle casualità, e io ho scelto delle magliette veramente di merda. Chiedo umilmente venia, spero si capisca. Io sto attaccando da destra a sinistra. Nel secondo tempo sarà il contrario. Sorry. Latasa spalla la porta, si appoggia da Cordoba. Cordoba tenta il tiro, respinge Busio, Camavinga, Bellingham, ancora Cordoba col mancino. Nana, dopo una doppia deviazione, per fortuna. Il pallo che fece tra i piedi di Enzo Fernandez. Bellingham, Latasa, Onana, gran parata, devo fare qualcosa per le tattiche. Ok, ho sistemato un paio di cose, speriamo vada un po' meglio da adesso in poi, perché quando il Real parte in contropiede non ho letteralmente nessuno che mi dia una mano. E vi prego, prendiamola sta palla di testa ogni tanto. Alcaraz vede Antist, in area Antist, a tu per tu con Courtois, Antist, la chiusura di Militao che chiude. Grazie al cazzo si è fatto la chiusura. Mette in difficoltà la Tasa e poi Alcaraz va a lanciare Antis, costretto ad allargarsi perché le maglie del Real sono ovunque a coprire la porta. L'area difesa da Lunin. Allora ancora Antis, torna indietro. Ghiai, Bernardo Silva cerca l'apertura per Di Marco, trova Brais Mendes. Pallone che adesso arriva finalmente Di Marco. Siamo nel minuto di recupero deciso dall'arbitro. Di Marco, cross in mezzo da Alcaraz, chiude Mendy. Fine tempi regolamentari 0-0. Arbitro, grazie mille. Regà, io ho appena messo Bolokai in campo in una finale di Champions contro il Real Madrid. Ma che cazzo è diventata la mia vita, vi prego. Reinier, l'ex Frosinone, punta l'area avversaria. Serve Ceballos da Noel. Alla prima azione Real passa avanti. Flores, ma chi cazzo è sta gente? Flores, Noel, dove minchia escono? E potete non vincere un rimpallo una volta ogni tanto? Mannaggia, oh. Ultima opportunità per noi. Antis, che si addormenta e permette a Bremer di recuperare palla. Finito. Due coglioni. È la seconda rebuild che finisce così, con una sconfitta. Ah, non è finita. Non è finita finché non è finita. Su Di Marco. No, peccato. Cazzo.
Sassuolo. Real Madrid campione d'Europa, vince la 24esima Champions. Sassuolo che torna a casa piangendo esattamente come me. Rosico, rosico di brutto. Fa vedere la partita. Quanti tiri ho fatto? Uno. Quando l'ho fatto? Non l'ho neanche fatto. Sconfitta meritata, però cazzo quanto rosico. Sarebbe stato bello vedere il gigastemma nero verde lì sotto la scritta campione. Ma sappiamo tutti quanti che purtroppo l'unico campione è la bellissima persona che sta guardando questo video. Mi raccomando, smascia like e iscriviti al canale. Fatemi sapere quale altra squadra vorreste vedere ricostruita in 5 stagioni.